sto aspettando che arrivi Andrea, ma in realtà prima andrò a correre per aprire una delle scarpe più innovative del 2021, scarpa che nel 2020 è stata da noi apprezzata moltissimo qui sul canale e anche da molti podisti amatori. Vediamo se Andrea riuscirà a indovinarla. Io nel frattempo vado a farmi una corsetta. Le regole sono come al solito chiare, deve il podista indovinare di che scarpa si tratta e quanto pesa, e poi ci racconterà brevemente le caratteristiche. Speriamo di fare rapidamente la recensione, lascio la parola ad Andrea, vediamo se indovina. Stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao! Voglio fare con Nicole. Volentieri. Buongiorno Andrea, no, devo solo capire come funziona la nuova luce che ho preso, no? Perché comunque ti illumina e ti devo illuminare perché oggi abbiamo una nuova scatola e una sola scarpa, quindi te la posso tirare abbastanza facilmente, ma prima mi hanno chiesto se parteciperemo ai campionati italiani sui 10 km a Forlì la settimana prossima. Tu ci sarai? Ciao, no, non ci sarò, sono a Londra a fare la Royal Sparks Half Marathon, adesso non fammelo dire, è la mezza dei parchi, quella di Londra, fatta nel 2018 mi sembra, l'ho fatto secondo, quest'anno vado giù per fare meglio. Comunque sia, sarà un successo, quindi Andrea, preparati perché comunque non puoi guardare, le regole sono sempre le solite. Ti lancio una scatola, questa è abbastanza leggera, te lo posso assicurare. La devi aprire, non devi guardare di che scarpa si tratta e poi soprattutto ci devi dire quali sono le caratteristiche, quanto pesano e soprattutto in che condizioni le utilizzeresti. Sei pronto? No, Pronto? campionati individuali, assoluti, promesse, junior, chilometri 10 su strada, Forlì, 10 di ottobre. Va benissimo, allora buona. Io sono quindi ad Anversa, quindi nemmeno potrei partecipare, io farò la 10 miglia. Go! Io faccio la mezza, te la 10 miglia, ci sta. Minchia, le lanci sempre peggio. Stai attento che ti flash. Vado? Vai! No, pensavo di averla sbagliata. Guarda, guarda, guarda. Tac. Mi sa che hai fatto il record. Aperta, basta, ferma. Apro. Non, ricordati, non puoi guardare di che marchio si tratta perché sennò dopo indovini immediatamente. Peregrine. No. Ma che marchio è secondo te? Questo è facile, secondo me dalla suola. Sì, Saucony. Beh, questo era comunque molto facile. Vabbè, perché l'ho indovinato io, eh. No, vabbè, sei bravo, comunque, a questo gioco sei abbastanza Non ha il bravo. carbonio. Non ha il carbonio? No, Ce vabbè. l'ha? È flessibile, no, non ce l'ha il carbonio. Allora. Sto chiedendo, Andrea. Inspi dei dubbi che. Allora, dal peso, allora mi frega perché c'è il Power Pro, quindi una scarpa abbastanza leggera. Non ho seguito molto Saucony in questo periodo. Ti direi, cioè dal peso sembra una scarpa da lento, però col Power Pro ti direi una 2. Esattamente, bravo. Quindi la Endorphin Corretto. Pro No, perché si piega, quindi non può essere la è Pro. la Endorphin Speed. È la Endorphin Speed 2, la puoi aprire. Tra l'altro, se guardi il colore, sono stato bravo, eh. Bella di brutto. Sai perché mi ero la Speed Pro e Speed Elite, non so perché mi ricordavo così. Wow, allora. A di primo acchito, vabbè, la scarpa mi sembrava proprio lei, un po' pesantina, a memoria mi sembra molto simile al battistrada, stessa geometria, forse c'è un po' più di Power Pro, conchiglia bella dura, si piega ma dietro sembra abbastanza tosta, tomaia classicissima. In generale bella scarpa, sai che cosa? È meno appariscente dell'altra, ma risulta comunque molto bella da vedersi. Beh, un po' forse tamarro il troppo la conchiglia dietro, però bella scarpa.
abbinamento battistrada e tomaia dello stesso colore che la rende molto elegante. Questa specie di baffo che sembra che abbia il carbonio dentro, o meglio il disegno del carbonio. In questo caso non è carbonio. È nylon, sì, è nylon. Sai che cosa? Che forse è tanto qua in avampiede, pochissimo qua dietro, quindi si riesce a flettere proprio a metà. L'unica cosa che ti dico. Guarda, il fatto è che questo Power Pro qua faceva davvero la differenza, no? Un'ottima schiuma e vediamo come si comporta. Allora, io ti suggerisco due cose. Provatele, dici poi che misura è. Io vado sotto a prendere il modello precedente, non l'ho fatto altrimenti ti avrei permesso di indovinare, e poi vediamo di fare due considerazioni assieme. Allora, un 42 e mezzo e mi sta giustino, quindi io andrei con comunque un numero di più, eh. Cioè, nel senso, questo qua non è il mio numero, è il numero di Max. Diciamo che non mi dovrebbe creare grossi problemi, però la sento che è giusta giusta. Quindi dici stesso numero tuo, insomma, Sì, se... stesso mio numero e così è, la sento che è bella precisa, forse ci farei qualche gara così. Ma mi sembra che davvero abbiano messo qualche millimetro in più di schiuma in questa qua. Può essere. Può Dai, darsi, adesso, giù a prendere adesso magari un'altra gli che la metto vediamo sopra, subito. metti in sovraimpressione le caratteristiche, provatele tutte e due, io poi ti faccio avere l'altra scarpa tra 2 minuti. Oh, Andrea, io te le ho prese, adesso te le lancio, tu dimmi secondo te se effettivamente noti delle grosse differenze, ma non rispondere ai tuoi allievi perché devi parlare con me. Sei pronto? No, no. Sei Vada, pronto? lancia. Sì, mi ricordavo battistrada è praticamente identico. Ti do la sinistra, così. Sì, direi che mettere sui due destri non è il top. Questa qua cos'è che era? Un 42,5, quindi. Sì, diciamo che erano scarpe che ci erano piaciute molto e tra l'altro la prima recensione aveva fatto oltre 10.000 visualizzazioni, quindi significa che questa scarpa piace davvero a noi podisti amatori italiani. Sono praticamente identiche. Sì, vestono praticamente identiche. La schiuma forse è la stessa, mi aveva fregato il colore diverso. Sì, mi sembra che la schiuma sia praticamente uguale ovunque. Sai che la tomaia è molto simile, cambia solamente un attimino il tallone dietro, che è un pochino più rigido nella Speed 2. C'è sta linguetta qua, ma che vabbè, praticamente serve a niente. Anzi, io ho sempre paura di spaccarla. Sto vedendo un po' in giro, guarda, praticamente hanno fatto poche migliorie. Mi sembra forse un pochino più leggera con la nuova. Può essere. Può darsi, adesso poi guarderemo i numeri esatti, ma una delle poche certezze che avevamo era comunque il fatto che questa scarpa cedesse all'interno. Ci puoi dire, anche ovviamente non c'è ancora corso, se secondo te la sensazione potrebbe essere simile. Guarda Max, a vedere battistrada di tutte e due ti direi di sì perché. Grazie Andrea, se avete delle domande scrivetecele qua sotto, non dimenticate di iscrivervi al canale e soprattutto stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.